Bentornati al consueto appuntamento con le notizie dal Consiglio regionale. Il crollo del cavalcavia sulla statale 36, il vaccino gratuito anti-meningite, la carenza di organico dei giudici di pace. Sono questi alcuni su cui si sono confrontati i consiglieri in aula. Vediamo. Il Consiglio regionale all'unanimità ha espresso forte preoccupazione per la crisi occupazionale della Carapelli di Inveruno. L'azione, sostenuta dal vicepresidente Fabietti e dal capogruppo PD Enrico Brambilla, stigmatizza il taglio di personale annunciato dalla multinazionale spagnola Deoleo. È stata anche al centro dei lavori della quarta commissione. A larga maggioranza, l'Aula poi ha approvato la mozione della vicepresidente Sara Valmaggi sulla gratuità meningococco B, famiglie dei minori che ne facessero richiesta attiva. All'unanimità il Consiglio si è fatto carico di sollecitare ANAS dopo la tragedia legata al crollo del cavalcavia sulla statale 36 di Lecco. Infine è stata approvata la mozione della consigliere Annalisa Baroni di Forza Italia per far fronte alla grave carenza d'organico dei giudici di pace. Evento post-elettorale al consolato americano per autorità e istituzioni lombarde subito dopo l'elezione alla Casa Bianca. A guidare la delegazione del Consiglio regionale c'era il presidente Raffaele Cattaneo. Sentiamo l'intervista. Trump ha intercettato la sensibilità del popolo. Quello che avevo colto quando sono stato 3 mesi fa negli Stati Uniti all'assemblea della conferenza dei parlamentari degli Stati americani è che Trump aveva vinto fino a quel momento tutte le partite in cui era dato sconfitto e lo aveva fatto perché aveva saputo interpretare non la sensibilità dell'establishment, della classe dirigente, ma il disagio della classe media. Ai blocchi di partenza la quinta edizione di Global News, il festival del giornalismo digitale e globale che si terrà a Varese dal 17 al 20 novembre. La presentazione delle iniziative, tra cui un laboratorio per gli studenti e sostenuto dal Consiglio regionale, si è tenuta a Palazzo Pirelli. Il festival si svilupperà attorno a incontri, dibattiti, workshop a cura di Varese News, durante i quali giornalisti, speaker, imprenditori ed esperti anche europei proporranno una riflessione sul giornalismo di oggi e quello del futuro. 250 appuntamenti con spettacoli, giochi, animazioni e tanta tradizione. È la Festa del Torrone che si svolgerà dal 19 al 27 novembre a Cremona e che è stata presentata a Palazzo Pirelli. La manifestazione rievocherà anche lo storico matrimonio tra Francesco Sforza e Bianca Maria Visconti e prevede, oltre alla sfilata storica di sbandieratori, musici e giochi di fuoco, anche uno spettacolo con dama vivente e farfalle luminose. Un vero e proprio viaggio nel tempo tra arte, tradizione, golosità e dolcezze. Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e arrivederci alla prossima edizione.